Nella mattina di domenica 21 giugno, una grande folla di fedeli si è radunata nel Cerro de los Ángeles, il centro geografico della Spagna, per prendere parte a un'emozionante cerimonia, durante la quale è stata rinnovata la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù della Spagna, nel 90° anniversario di questo atto, compiuto in questo stesso luogo, dal re Alfonso XIII. La messa è stata presieduta dall'arcivescovo di Madrid, il cardinale Antonio María Rouco Varela, ed ha visto la presenza del cardinale Antonio Cañizares, prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, giunto da Roma per l'occasione e che è stato accolto dai fedeli alla vigilia della consacrazione con una calorosa ovazione. Presenti anche alla consacrazione 30 vescovi spagnoli, 20 vicari e più di 250 sacerdoti. Nell'omelia il cardinale Rouco Varela ha sottolineato il bisogno della Spagna in questo momento di perdono, riconciliazione e pace e si è chiesto se sia possibile ottenere questi beni dimenticando Cristo. La domanda, ha detto, si fa ancora più drammatica se pensiamo a quanto viene fatto a una nazione che si è sempre distinta per la sua fedeltà alla fede cattolica.